Bella a tutti ragazzi, prima di vedere questo video lasciate like ed iscrivetevi a questo canale. Attivate la campanellina se non vi volete perdere nessun video. Eccoci qua ragazzi, comunque potete prendere in considerazione anche lo scorso video delle impostazioni di Fortnite da PS4. Io per ora vi faccio l'ultimo video di queste impostazioni perché ho attivato altre impostazioni, le sensibilità sono sempre quelle. Come potete vedere, buildo come l'altra volta e le sensibilità sono uguali. Un secondo, fatemi fare almeno i primi muri. Ok, e ora possiamo iniziare a buildare. Le sensibilità sono sempre 10 pazzo, 10 pazzo sempre. Sia mirino e sia modalità di costruzione o visuale. Comunque ragazzi, se volete, se vi dà molto fastidio minare con 10 pazzo, vi consiglio anche 7. Anche 7, vabbè. Ora ragazzi, siccome io ora modifico ad esempio con un quadrato, quindi in questo caso da Xbox penso che sia X, quindi da Xbox. Non da PlayStation, la PlayStation è quadrato. Ok. Andiamo. Come vedete è molto veloce. Comunque per selezionare non è L2, perché quelli per me, almeno per le mie, per la mia diciamo opzione, uso L1. Si può usare sia L1 che L1. Io uso L1 perché mi trovo più comodo, però anche R1 è molto buono. Allora ragazzi, andiamo. Facciamo anche questo. Come vedete si edita molto veloce ed è molto buono. Se volete prendere questo consiglio da tutte queste console, prendetelo. Purtroppo io non ho la Nintendo Switch, quindi non posso fare le impostazioni a Nintendo Switch, quindi non chiedetemelo sotto i commenti perché non ce l'ho. Però vi posso dare anche un consiglio: modificate con gli analogici della Nintendo Switch, se non mi sbaglio. Però da PS4 e Xbox siamo assicurati che potete usare queste impostazioni, cioè nessuno non so il resto, perché alla fine cambiano solo le posizioni dei tasti tra Xbox e Play 4 e PlayStation 5. Quindi se le volete utilizzare sono molto forti. Come volete fare, fate. Potete scegliere tra queste, quelle della scorsa volta, come vi trovate comodo voi. Se vi trovate comodo col triangolo, trovatevi comodo. Calcolate che questo video uscirà tre settimane, almeno da quando lo sto facendo io. Quindi non lo so ragazzi, decidete voi. Ragazzi, come volete fare, fate. Perché io mi trovo anche comodo con triangolo. L'unica cosa è che tra quadrato dovete spostare a triangolo ricarica e metti trappole e riparo. Invece se non volete fare così, tipo mettete il piccone al triangolo e poi invece a L ricarica e fai quelle cose. Molto easy. Comunque ragazzi, come state vedendo, vado molto veloce a editare perché è molto bello. A me piace soprattutto editare. Non so voi, scrivetemelo sotto nei commenti. Ragazzi, io vi do un bacione. Come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale. Ciao!